forse, no, dai. Ti ho detto che mi devi avvisare. Jingle. Bonjour. Salve. Bentornati su Illogical Garden. O benvenuti se è la prima volta. Esatto. Oggi abbiamo deciso di avventurarci al di fuori del giardino, visto che il tempo ce lo permetteva. Alla guida abbiamo una volta nella vita Ilaria, ci avventureremo verso un safari park. Qui vicino a noi c'è il safari park di Varallo Pombia, che io ho già visitato 2 milioni di volte, la Jessica altri 2 milioni. È molto bello, io ho potuto anche andare dietro le quinte e gli animali sono tenuti veramente bene e quindi ci fa sempre piacere tornarci, anche e soprattutto perché dopo questo periodo di coronavirus hanno richiesto supporto alle persone per acquistare dei biglietti online a data aperta. Noi l'abbiamo fatto e quindi adesso proviamo ad andarci. C'è un limite di persone, quindi magari ci toccherà aspettare un pochino, però vediamo com'è la situazione. Intanto consigliamo a tutti di acquistare il biglietto. Se che... siete nella zona o comunque a poco distanza da Varallo Pombia, anche perché da Milano c'è proprio poco. Sì, noi vi consigliamo di andarci. Specificherei che non siamo state minimamente pagate. Assolutamente dal no. Safari, ma se volessero noi siamo disponibili. Mi propongo anche come keeper. Non ho la minima esperienza, però ho avuto un sacco di animali. Poi tanto avrete modo di vedere l'Ilaria in azione, mentre no, accarezza gli animali no, però farà tanti, tantissimi, vi assicuro, tantissimi versi. Stiamo per arrivare al parco e ora vi faremo vedere l'ingresso del parco. Safari Park, benvenuti a Pombia. Laggiù in fondo. Siamo riusciti a entrare nel parco. Ovviamente ero già nella corsia del treno. Semplicemente si tiene la destra alla cassa e c'è subito la corsia. Qua si parte con la zona erbivori. Non c'è nessun erbivoro. Oh, c'è una Jiffy. Ma che meraviglia. Allora, cercherò di tenere 30 macchine. Vi farò vedere la Jiffy così dal vivo. Guardate quanto è bella. Sei bellissima. Ciao. Guardate quanto è carina la Jiffy. Ci guarda? No, non la vedo. Ora la vedo. Guardate la Jiffy. Ciao. Ciao Jiffy. Guarda che c'è la Jiffy. Guardate la Jiffy. Ciao amore. Che non la vedo. Non la si vede. Dov'è la Jiffy? Guardate la Jiffy. È un ometto. È un gifo. Lì c'è un dromedario. E altri Jiffy. Qua c'è un'Ilaria. Ciao! Un'Ilaria esaltata, ma allo stesso tempo molto scocciata dal fatto di guidare. Qua c'è un'altra Jiffy. Ciao! Guarda che arriva a salutarci. No, non è vero. Un signorino. Qui abbiamo molto un stile, cadavere. Parlava Ilaria, in realtà non è un cadavere. È semplicemente un signorino che sta riposando al sole. Ora, ecco! Ecco, vieni trovato. Ti saluta anche. Ciao! Ciao signorino! Ma sei un amore bello tu! Ciao signorino, buonanotte! Ciao. Oh, abbiamo un amico! Oh. Ora vi mostreremo. Questo si è appena fumato di tutto, guarda che occhi rossi! Ciao! Guardate quanto è carino! Noi salutiamo tutti gli animali del safari. Uno gnu! Uno gnu! Ci sono in casa. Ora vi faremo vedere il nostro amico gnu. Ciao! Che belli gli gnu! Eccolo! Oh, quello là è un piccolo. Quello che sta non è uno gnu ovviamente, ma è un piccolo di qualunque cosa sia. Quando arrivi al parco ti danno una sorta di guida con i nomi degli animali, esatto, e tutto ciò che puoi vedere. Ma come potete ben capire, noi l'abbiamo visto tipo 50 volte il parco. E ci inventiamo tutte le volte il tipo di animale, sempre in maniera seria e professionale. Assolutamente, come tutte le cose che facciamo. Questa qui è l'area un po' più nuova della parte del safari libero. Qua ci sono i pellicani, perché ci si infilano i pellicani. Ora guardiamo i pellicani molto da vicino. Attenzione che gli mangiano. Salve signorini! Guardate questo come mi sta guardando, vuol dire questo piccione qua sopra è molto interessante. Qua, no, non fanno qua. Ciao anche a voi. Qua. Andiamo nell'area ippopotami. Che non siamo io di l'aria. No. Ma sono quelli animali, veri. Però vorrei fare un appello. Zoo Safari, se finite gli ippopotami veniamo io e la Jessica. Che fanno fuori, sono fuori. E
eccolo! Ciao amici ippopotami! Ma grazie! Là c'è un effilante. Allora, lei è Maya ed è stata recuperata da un circo in cui veniva maltrattata. Da circo. E è stata portata qui, dove ovviamente è un'area tutta dedicata a lei. C'è un video che racconta di questa esperienza dell'arrivo di Maya, che se riusciamo vi linkiamo sotto. Molto bello da vedere. Ciao signorino! Qui abbiamo una signora molto bella. Ciao! Ci sono le mosche brutte. Prima avevo il terrore di tutti gli uccelli, poi sono andata a prendere i pappagalli appositamente per farmela passare. Mi è passato, ma questi sono veramente grandi e quindi ancora un pochino sono terrorizzata. Sulle mie. C'è un piccolo! Non è un piccolo, è un emu. C'è un piccolo! Sono struzzi ed emu. Come potete vedere si sta grattando molto comodamente con quel sasso e poi dice il secondo. Questi sono allucinanti perché a volte giocano, adesso stanno grattando, ma a volte giocano a rincorrersi per tutto il parco e fanno molto ridere perché sembrano dei cagnolini saltellanti, ma in realtà sono dei piccoli carri armati. Guardate, oh, come, guardate come si gratta comodamente. I parchi aiutano la conservazione delle specie a rischio. Come vedete stanno molto bene. Però questi non faccio i versi perché ho paura che mi entrino in macchina. Sì, e considerando che ci sono io anche da questa parte, la macchina... Salutiamoli, diciamo ciao ciao. Ci sono le zebre che però sono dietro a questa macchina. Eccole. Ecco, le zebre sono molto apatiche sempre qua, nel senso che non gliene frega proprio una mazza di chi arriva, chi se ne va. Sono lì. Guardate quanto è bello il piccolo. Credo sia un orice, non ne sono sicura però. Guardatelo com'è tenero. Salve signorino, come sta? Tutto bene? Sì? Bene. Adesso, ora prendiamo le chiappette. Adesso entriamo nell'area leoni. Quindi c'è questo doppio cancello, di solito ovviamente con il caldo e soprattutto di giorno, essendo felini, un po' come il gattino di casa, sono sdraiati, spaparanzati al sole. Ci sono sia i leoni bianchi che i leoni, tra virgolette, classici. Sono divisi per aree perché i leoni bianchi rischierebbero di essere vessati dal bullismo degli altri leoni. Haha, guarda io come sono biondo e tu come sei bianco, brutto. Cheat. E quindi abbiamo i ranger che... controllano la situazione e in genere si appostano dove ci sono i leoni, quindi se c'è un ranger. Eccolo là, guardate che là c'è il maschio. Abbiamo il treno che passa. Ah, ecco, una cosa che questo non vi abbiamo detto. Per 2 euro si può salire sul trenino, così da non guidare, però sarebbe stato un po' casinoso vloggare. Là c'è il maschio che non so, no, se vedete. Adesso vedere. Vediamo se riesco a inquadrarvelo io. Sì, è lì piccolino. Lì. Vediamo se riusciamo a tirare giù un pochino il vetro alla faccia del non tirarlo giù e vi posso far vedere i leoni bianchi che sono, come dicevo anche prima la Ila, separati. Qui abbiamo la femmina. Lo compreremo un grandangolo per farvi lo zoom, ve lo giuro. Come vedete sono belli pasciuti, hanno un pelo meraviglioso. Esatto. Anche il maschio ha una criniera che è stupenda. Sono veramente tenuti bene, tranquilli. Tra l'altro uno dei veterinari che segue questi animali è quello, il mio veterinario, diciamo, di fiducia. Nel senso non che curano... No, cura non cura lei, me, cura tutta la tribù del giardino. Adesso entriamo nell'area delle tigri. E nell'area delle tigri sempre doppio cancello. E eccoci qua. Anche queste sono 6, se non ricordo male, e sono la mamma con i 5 cuccioli, scusate. E anche questi sono spesso sdraiati là in fondo dove ci sono tutte le macchine e dormono un sacco, da buoni felini che sono. Eccole, anche loro molto preoccupate della gente. Sono veramente belle. Qui hanno la loro piscinetta personale in cui spesso si fanno il bagno e giocano con l'acqua e sono stupende da vedere. E qua è quasi finita l'area anche dei carnivori. Ecco, la cosa negativa, se posso dirlo, del treno del Safari Park è che va molto veloce. Non so se vedete. Non si ferma mai. È già molto davanti a noi ed è passato molto dopo di noi. Ora entriamo nell'area dei buoi vatussi, dove ci sono anche gli asinelli, quelli bianchi. Che non so se potrete vederli perché sono in ombra. E questa è tutta la loro area. Mi
dispiace che non si vedano i buoi perché sono veramente belli, hanno delle corna che sono gigantesche. Alla nostra destra vedete l'area lemuri, che però si vedrà meglio se è aperta a piedi. Cosa? Come vedete c'è tutta la coda per il distanziamento sociale. Come potete sentire dal velato, che non capisco se è un bambino o una capretta. Vuoi farla meglio la tua citazione? C'è una capra, ecco, una capra. Nella parte delle scimmie è vietatissimo mettere le mani fuori, eccetera, perché acchiappano qualunque cosa da mangiare, e tra cui il nostro Fuffi probabilmente. Tutte ammassate là di... Ah, là ce n'è una, là ce n'è una. Eccole lì che arrivano. Hanno queste chiappette molto impressionanti. Sembra che abbiano sulle mutande, in realtà è proprio come sono fatte loro. Qui ci appropinquiamo all'uscita. Qua dove c'è la stazione col trenino. Qua ci sono i lama. Ovviamente noi adesso siamo senza mascherina perché siamo nella nostra macchina. Prima per parlare con la tizia della cassa abbiamo indossato la mascherina e adesso scendendo dall'auto la indosseremo, perché vige anche qua la norma del distanziamento sociale e dell'utilizzo costante della mascherina. Vedete la stazione dove eventualmente uno può prendere il trenino. Dell'istrice, che è bellissima, con la fontanella e tutto, e loro sono la fissa. Qua abbiamo l'area del refilario, che però è molto piena, e qui c'è il piccolo acquario, mentre qui proseguiamo dritto per i lemuri. Ho qui l'area dinosauri, bello col dinosauro dietro. Esatto, lì. Principalmente credo sia per i bambini, a me piace, ma non è niente di esaltante. E c'è una bella area con diverse specie di dinosauro, mentre noi adesso ci rechiamo alla fattoria dove dovrebbe esserci lo spettacolo dei rapaci. Quindi credo si chiami predatori dell'aria. Sì. Qui a sinistra, dove c'è quel telone verde, generalmente c'è l'area dove fanno gli spettacoli i leoni marini. Credo che però ad oggi siano bloccati, sia molto accalcati al bordo piscina, mentre adesso sarebbe molto molto difficile. Il sogno della Jessica. Sì! Nell'area lemuri l'ingresso è contingentato, possono entrare 5 persone al massimo, ma di solito chiudeva alle 16:30. Adesso cartelli non ce ne sono, ma credo sia uguale, quindi li abbiamo visti solo da fuori, però credo che torneremo prima della fine della stagione. È anche un orario un po' strano perché abbiamo deciso di uscire a metà pomeriggio, quindi andiamo direttamente in fattoria senza fermarci. Siamo allo spettacolo di falconeria, ma stacchiamo il microfono. Mica che il nostro Fuffi venga attaccato. Siccome sembra un Fuffi peloso, abbiamo paura che qualche falco lo attacchi. Ok, andiamo avanti. È fredda l'acqua, è fredda. No, l'acqua calda. Grazie. Andiamo avanti. Ciao a tutti. Benvenuti nella contessa del falco. Allora, siamo pronti per fare questo gioco? Devi andare da Luca, come un razzo, ora, dai! Salutiamo il nostro gufo addormentato. Brava, tieni il tuo premietto. Ascolta, facciamo sentire la tua voce? Brava! Vi presento Mimì! L'incredibile Mimì! Ciao Mimì! Mimì! Ecco qui, forza! Sbattila! Così!
Scusi! Scusi? Scusi, sai che ho detto? Sai che ho detto? Come no? Non era più felice prima? Scusi! Cosa faccio? Scusi! Adesso vuoi fare il saluto o no? Forza! Ah, l'ha fatto! Salvaguardia in conservazione, quindi hanno la coppia riproduttiva, non è tantissimo, rischio estinzione. Una volta che sono venute erano appena arrivate e ci sono il maschio e la femmina, pulitissimo, tenuto benissimo. Il momento del cibo, io ho già sentito anche gli altri di là e tu amiche caprette. C'è tutta la zona della fattoria. Bellissimo, cioè io mi ci tufferei subito, tipo. Siamo nel momento papà. Siamo tutti impazziti. Intenderai del ghiaccio. Abbiamo assistito allo spettacolo dei rapaci e stiamo uscendo dalla fattoria. In teoria alle 6 c'è lo spettacolo dei leoni marini, che già, al contrario di quel che avevo detto, c'è ancora. E potremmo anche andarlo a vedere effettivamente. Sembra un ladrino di Spiro. In questo capannone, quindi all'interno del capannone si sente già vociare di esercizi con il leone marino. Andiamo a vedere. Gregorio, che è il pesce scorpione, sì, che aveva nell'acquario e si chiamava Gregorio. Uno qui e uno di là. Questo è proprio in relax totale. La vipera. Cioè questo veramente non lo vedi. Si vede il corpo così sbilato. Che bellissimo. È timida, non vuole riprendersi la faccia per la privacy. Abbiamo visitato l'acquario e il rettilario. Non so se facciamo in tempo, facciamo anche l'insettario. Ma non piace. Adesso stiamo andando però a vedere l'area dei pappagalli, che sono furbamente infilati dentro una sorta di cosa di legno con dei buchi dove puoi guardare dentro senza disturbarli. E vediamo se riusciamo a infilarci la telecamera. Signorino! Ecco, ora vi do dimostrazione di quello che di solito fa l'Ilaria con gli animali, cioè fare bersi con gli animali. Questo è un miracolo perché ha imparato a fischiare. Ma vieni! Vieni a salutare e non mi rimango. Eccolo! Hai sentito che ha ripetuto? È mai lì da solo, lui non si diverte. Ecco cosa intendevo con l'Ilaria fa versi con gli animali. Ma la cosa bella è che gli animali rispondono. Ma non sei capace a dire ciao tu? Ciao! Ciao! Ehi, guardami un po', sono nel buco. Eccomi. Mi vedi? Sì! Hai idea? Ciao! Dimmi un po' ciao! Va bene! Sì! Cos'è che mi ha detto? Spero che ti abbia mandato a farlo! Ma lo sai che c'è un pappagallo a casa mia che si chiama Oscar?
Ciao. Ciao. Ma mandi anche i bacetti? Non li mandi i bacetti tu? Ok, ora entriamo all'insettario molto velocemente. Qua ci sono delle blattone più che blatte. Quello è lo scorpione che Harry Potter, in Harry Potter viene incantato con la maledizione Crucio. E tutte le volte io soffro guardando quella scena. Questa è muy muy grande. È muy muy pelosa. Qui c'è un'altra altrettanto grande e pelosa. Che si vede anche molto bene. Eccola qua. Mother and Son. Che poi magari non sono manco parenti, ma a noi ci piace così. Gioia, ne farà un altro e io l'aspetterò qua. Ok, e ora è giunto proprio il momento di uscire, perché sennò veramente trancorciamo le sole qua dentro. Da per fortuna siamo riuscite comunque a girare parecchio, nonostante essere venute giù al pomeriggio tardi, però torneremo sicuramente in modo da farvelo vedere in maniera più completa, perché ci manca lo spettacolo, quello dei pappagalli, che adesso però non fanno, e non abbiamo visto quello del leone marino. Esatto. Quindi questa è la parte 1, è finita. Siamo arrivati al termine della giornata. Speriamo che basta. Sì. E riusciamo ad andare a casa comunque soddisfatte. Sì, c'è questa bella piscina rinfrescante, per quello che ci siamo messe qua. Volentieri. Spero che si senta qualcosa. A questo punto riprendiamo la macchina e torniamo verso casa. A presto. Tanto ci rivedremo molto molto presto. In teoria doveva piovere e abbiamo deciso all'ultimo di venire in giù, quindi siamo arrivate che già erano le 4 meno qualcosa, forse. Sì, più o meno. Per cui è stata una cosa molto affrettata. Ovviamente da questo ne viene fuori che i lemuri erano già chiusi, il safari chiude alle ore 17, quindi esatto. Conviene comunque fare la giornata dalla mattina. O comunque prestissimo il pomeriggio. Esatto, ci si può muovere all'interno del parco tranquillamente fino alle 19. Noi ecco abbiamo saltato solo lo spettacolo del leone marino perché ci sono i posti numerati. Noi sinceramente ce la siamo presa un po' comoda, abbiamo bevuto una granita e... No. Del ghiaccio freddo, perché è una granita alla menta con solo ghiaccio. Hanno dimenticato la menta. Esatto. Io invece ho preso il cornetto soft, patrimonio dell'UNESCO, cioè non si trova più, ma qui allo Zoo Safari c'è ancora, altro motivo per venire qui. C'è una parte che non abbiamo proprio calcolato, ma perché sinceramente non la calcoliamo mai, che è quella delle giostre. Sono principalmente giostre per bambini. Sì, c'è una mini ruota panoramica, un tappeto, i tronchi. Poi ci sono delle specie di bocce sull'acqua, la pista dei mini kart. Sono giostre da bambini, per le famiglie vanno benissimo. L'unica cosa è che, a quel che so io, alcune sono a pagamento. Esatto. Sarebbe molto utile da parte della direzione Zoo Safari fare un biglietto solo pomeridiano, perché noi che abitiamo comunque qua vicino spesso ci veniamo solo per il pomeriggio. Esatto. Mi spiace molto che abbiano dovuto sospendere lo spettacolo, quello dei pappagalli. Tempo fa avevo avuto l'opportunità di parlare con chi li gestisce e sono veramente tenuti bene, sono belli, hanno delle piume spettacolari. E soprattutto avete avuto modo di vedere quanto ci ha parlato l'Ilaria. Ah sì, il pappagallo mi ha detto tantissime esatto. cose. Esatto, e gli ha detto che sta bene tutto sì, ciò. Sì. Comunque il parco è assolutamente godibile e fruibile anche così. Spero che questo vlog dell'ultimo minuto, secondo, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciateci un mi piace o lasciatelo anche solo per l'Ilaria che parla col pappagallo. Per il pappagallo che parla con l'Ilaria. Anzi, ero meglio. Ci rivediamo presto dal giardino. Saluti dai Logical Garden, alla prossima. Ci contiamo, eh? Assolutamente sì. Ciao. Ciao. C'è quello dietro che tra un po' mi entra nel baule, così facciamo il documentario anche su di lui. Questo e quello dietro che si... Ma sorpassami se vuoi andare avanti. Ok, sono lavata. Ma perché quando io parlo questo mi parla sopra? Abbiamo deciso in giornata di fare, lo sapevo che lo prendevo in pieno, perché schivarlo sia mai. C'era un tombino, ma era veramente in cima alla ringhiera, avevo la certezza al 120% che l'avrebbe preso e così è stato.
ciabatta, così a sinistra e a destra, com'era? Vorrei fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarsene a spasso tra le onde del mare. Basta. Los informamos